deputato di Azione che insieme all'amico mio carissimo, ecco, siamo in Parlamento, l'amico carissimo Enrico Costa, oggi vorrei, in questi pochi minuti che ho a disposizione, darvi qualche idea delle cose che abbiamo fatto in Parlamento. Ecco, un primo punto, abbiamo presentato numerosi emendamenti, taluni dei quali approvati, come quello sulla legge delega sul Family Act, che riguarda le donne e le famiglie, per agevolare il ritorno delle donne nel mercato del lavoro dopo la maternità. Poi Enrico dopo ci parlerà delle battaglie portate avanti e vinte su temi importanti come il risarcimento per gli assolti, il risarcimento delle spese legali per gli assolti, il diritto all'oblio, ma anche sulla presunzione di innocenza. Poi, secondo punto, abbiamo contribuito alla redazione di numerose mozioni e risoluzioni, come nel caso di quella che riguarda le infiltrazioni mafiose nella gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, chiedendo e ottenendo il parere favorevole del Governo per una revisione della geografia giudiziaria dopo la legge del 2012 che ha soppresso numerosi tribunali minori, soprattutto con riferimento ai territori maggiormente interessati da infiltrazioni criminali. Terzo, abbiamo presentato numerosi ordini del giorno, molti dei quali approvati, e poi abbiamo visto negli atti del Governo che in diversi casi è stato consequenziale. Poi, quarto, abbiamo presentato interrogazioni e interpellanze urgenti in aula. Abbiamo ottenuto lo sblocco dei fondi Covid per 210 milioni a favore delle aree interne del Paese. Abbiamo chiesto e ottenuto la nomina del commissario straordinario per la TAV. Abbiamo compulsato il Governo ad attivarsi nel migliore dei modi per fronteggiare il caro bollette e così via dicendo, tantissime altre cose. Quinto punto. Abbiamo presentato interrogazioni in commissioni, nelle nostre due commissioni, ma anche altrove, come quella sulla SMA 1, quella sulla priorità vaccinale per i malati rari, quella sulla possibilità di far fare le vaccinazioni, è vero Maramucci, ecco anche ai farmacisti, è la priorità vaccinale per i farmacisti, quella sulle guardie giurate dei poligrafici di Roma e di Foggia, quella sul regime fiscale applicato alle casse di previdenza dei liberi professionisti, quella sulla biblioteca Tommaso Stigliani di Matera, quella sulla Bosch di Bari, quella sui fatti criminali che si sono verificati di recente a San Severo, quella sullo sblocco del bando bellezza, recuperiamo i luoghi della cultura dimenticati, quella sui pini di Roma, quella sull'incremento del fondo per le non autosufficienze a Roma e così via dicendo. Un intenso lavoro parlamentare con grandissimi risultati. Sesto punto, abbiamo svolto svariati interventi in aula a nome della componente Azione più Europa e diceva bene, ha sempre detto bene Carlo Calenda, ecco l'accordo federativo, il patto federativo con più Europa non usciva fuori come un fungo porcino, non usciva fuori ex abrupto, ma era, come posso dire, lo sbocco finale di un'intensa collaborazione avvenuta nelle aule del Parlamento. Settimo punto, abbiamo svolto svariati interventi durante le discussioni in aula e nelle commissioni. Ecco, concludo dicendo che in Parlamento siamo riusciti a portare i territori, siamo diventati in Parlamento il megafono della voce dei territori, rappresentati da tutti voi oggi qui. Ecco, quindi poi io sono arrivato appunto quando il partito aveva compiuto all'incirca 6 mesi, ma mi sono trovato veramente immerso in questa fantastica esperienza. Io ho potuto frequentare e frequento tutte le settimane la sede del partito e ho potuto apprezzare la qualità delle persone, a partire da Carlo Calenda, la qualità tecnica professionale, ma anche la grande qualità umana del nostro leader. E poi nel frattempo ne sono nate anche frequentazioni ed amicizie, come per quanto riguarda, come dicevo prima, Enrico Costa e Matteo Richetti. Allora
Io, come parlamentare di Azione, veramente volevo oggi salutare tutti quanti e invito tutti quanti a guardare con grande fiducia al futuro, perché un grande futuro ci attende. Grazie.